La prima volta che ho visto Lorenzo pensavo fosse un ragazzo semplicemente solare e felice dell'inizio della scuola, poi col tempo ho capito che comunque non ha solo queste doti, ma è anche molto intelligente ed è anche molto, molto simpatico come ragazzo. Con Lollo si è instaurato un bel rapporto, soprattutto dopo che ci hanno messo vicini di banco, perché comunque con il tuo vicino di banco non puoi fare a meno di parlare, questo vale anche per Lollo secondo me. E secondo me questa cosa mi ha aiutato molto sia nel relazionarmi con lui che nel relazionarmi con tutti gli altri compagni. Però, cioè, a dire il vero, all'inizio anno non mi ero accorto subito che Lorenzo fosse diverso. Che poi, cioè, per carità, nel senso diverso, però senza Lorenzo la classe non sarebbe così, cioè, è un punto fondamentale. Quello qua, questo qua è Fabio. Quello al centro è Molinari. Mentre questo qua è Martino. L'episodio che mi ha colpito un po' di più, avvenuto con Lorenzo, è stato durante le ore di motoria, che io e una mia amica ci siamo abbracciate e gli sono arrivate voci da alcuni compagni che fossimo lesbiche. E poi alla fine è arrivato a pensare che tutta la scuola fosse composta solo da lesbiche e gay e quindi lui era l'unico etero. Perché vedo tutte queste parole che mi appaiono davanti, cioè. Tutti sono omosessuali, cioè io sono l'unico etero, cioè. Secondo me la gente un pochino se l'approfitta, come è successo in palestra, perché appunto Lorenzo non sa distinguere la realtà dallo scherzo e quindi questa cosa diventa un vantaggio, tra virgolette, per quelli che gli fanno scherzo. Partendo dal presupposto che a Lorenzo interessano due compagne, allora abbiamo avuto l'idea di, diciamo, far abbracciare queste due ragazze dicendo che erano omosessuali. E boh, questo per Lorenzo è stato, boh, cioè ci è rimasto molto male lì sul momento. E infatti si è isolato, ha iniziato a parlare tra sé e sé. Abbiamo continuato per un attimo a vedere fino dove ci potevamo spingere, fino a che a un certo punto Lorenzo proprio si è messo a piangere e lì abbiamo capito che avevamo superato il limite e quindi siamo andati a cercare di tranquillizzarlo. Alla fine poi ha smesso di piangere, pensavamo fosse finita lì la questione, però il Lorenzo ha continuato questa cosa e è andato a parlare pure con le prof di sostegno, con la prof, i familiari. Gli altri ridevano perché hanno un po' goduto dello scherzo e a un certo punto Lorenzo è venuto da me e mi ha chiesto se era vero tutto quello che gli stavano raccontando. E ho detto non lo so, come facendo finta di niente, ho detto non lo so. Mi ricordo il primo giorno di scuola, alla prof gli aveva chiesto se era contento di stare in questa classe, lui aveva detto sì, sono contento e voglio farmi subito nuovi amici, così. Cioè il suo pensiero appena arrivato a scuola era quello. Forse con Lorenzo è un po' più difficile perché diciamo che non so ancora bene come è fatto, il suo carattere sì, l'ho un po' capito, però con gli altri mi apro di più. Però vabbè, comunque nel tempo che passiamo a scuola ci divertiamo. Cerchiamo anche di tirare in mezzo Lorenzo, però non sempre è facile come cosa. Mi sono accorta soprattutto che quando è in ansia, che non riesce appunto bene a pensare, continua a camminare avanti e indietro e sembra proprio ansioso. Quindi almeno cercherò di comportarmi un po' magari diversamente con lui, di avere una sensibilità magari diversa, se ha bisogno. Posso anche dare una mano.
Thank you.